Se fosse sempre breakfast, sarei felice. Ancora sintonizzato sui miei sogni, impreparato a tuffarmi nella realtà. E la tua vita è un gioco, James. Secondo me questo libro è già quasi una sceneggiatura, nel senso che l'ironia, il divertimento, anche il senso così di una certa America folle che c'è oggi è ben raccontata. Quindi io mi sono trovato facilitato in questo. In più credo di conoscere un po' l'America essendoci vissuto a lungo, e poi credo che lo straniero ha nei confronti dell'America, che è un paese immaginifico, un atteggiamento a volte più, come dire, più capace di penetrare che non magari degli stessi americani. Non è un caso, io cito sempre che il romanzo secondo me è più bello sull'America l'ha scritto uno che non ha mai visto l'America, Kafka, che scrisse America, e che è la storia di un paese che non esiste, ma molto vicino a quello che esiste. E quindi io penso che noi stranieri abbiamo una certa vocazione a raccontare questo mondo. E noi abbiamo anche una tradizione, cioè Sergio Leone ha raccontato un'America straordinaria in un grande film. Non che io mi voglia paragonare a Sergio Leone. Pare che tutti sappiano accoppiarsi, come Gillian e il suo prof di linguistica. Roba che non fa per me. I lupi solitari. James, è tutto chiaro? Cosa? Devo prestare particolare attenzione? Sì, la cosa riguarda proprio te, sei un solitario. Sai che James non vuole andare all'università l'anno prossimo? Mamma e papà faranno i salti di gioia. Diciamo che essendo Giovane Holden il capostipite dei racconti di formazione, in questo gli somiglia. E ha molti punti in comune, il disagio nei confronti degli adulti, degli stessi suoi coetanei. Però credo che oggi questo personaggio abbia, come dire, una marcia in più, che è quella di un vero e proprio radicale dissenso nei confronti del mondo degli adulti. Gli adulti pensano che lui sia un disadattato, tant'è che i genitori gli mettono addirittura a fianco una specie di figura moderna degli psicoterapeuti, la life coach. Ma i veri disadattati sono loro. Ecco, e quindi questo disagio che James esprime oggi è molto attuale, cioè tantissime persone, non solo giovani ma soprattutto giovani, non ne possono più di questo mondo che sta andando a rotoli. L'indignazione è, direi, il sentimento più diffuso, e penso che James sia un po' un antesignano della indignazione che pervade tutti noi che non amiamo questo mondo di strozzini che ci propongono tutti i giorni. Quindi mi stavi dicendo che tutti ti dicono che non sembri un ragazzo normale? Il fatto è che in buona parte hanno ragione. Tu pensi di non essere normale? Non so bene che significhi essere normale. Ah. A New York è strano sentirsi soli. Cioè, a dire? Dappertutto c'è sempre gente e ognuno ha un ritmo tutto suo. Io invece non ce l'ho. Li vedo tutti andare a tempo, capisci? Devo andare qua, devo fare questo, quello. Ridono, ballano, fanno di tutto. Questo è un film, diciamo, straniero, un film fatto in inglese, anche se in Italia c'è in italiano. Quindi abbiamo pensato di fare un esperimento, di prendere una voce di una cantante, la cantante che meglio parla canta in inglese è Elisa, quindi era perfetta. Però non soltanto per fare delle canzoni, interpretarle, ma soprattutto per provare a fare una colonna sonora in cui la voce ha una dominante che segue tutto il percorso, per cui lei canta varie canzoni nel film, però modula anche dei passaggi di tempo, di azione, e quindi diventa quasi una voce di colonna sonora, e mi sembra un bel esperimento di cui sono molto contento. I've drawn the sun, and I'm glad I'm moving on. Yeah, I'm lost in unreturning time. Let the winter chill my prime, but I'm done and moving on. Looking back can help you through, but I wonder if that's true. So James is a combination of myself and things that I experience as an adolescent, and then also just
I'm never comfortable writing autobiographically, writing about myself, so I always try and want to create a character that's separate from me. And so, for instance, I didn't grow up in New York City, and I wanted to write about somebody who did grow up in New York City. And that actually, as I was working on this book and writing about James and writing about a boy who grew up in New York City, it's when it occurred to me that there was another character, a very famous character, who had similar characteristics. And I thought, oh no, I can't write this book because somebody's already written this book about a boy like James who lives in New York City. And I almost stopped writing the book, and it, you know, I was really concerned about whether you could write another book. And then I realized, you know, that my job was to write about James and to make James as specific and individual as I possibly could. And if I did that, that his story would be his own story, and that it might remind people of Holden Caulfield, but that would be okay. And I had to forget about Holden. One of the things that appealed to me about Roberto Faenza and Elda and their idea for this production was that they wanted to include me in the production, and they wanted me to write the screenplay. So I started out working with Roberto. We collaborated on the screenplay, and that was an interesting process. He wrote a first draft of the screenplay so that he gave the shape that he wanted to the film. And then I worked off of that, and I wrote three drafts of the screenplay. But then I realized after working with him for that amount of time that it's, as you know, making a film out of a book, it's not about translating the book into film, it's about recreating it, and that it was very important that I step back and let Roberto take over the project and sort of make his own film out of it. That I felt I had contributed what I could contribute, and then it was time for me to step away and let him go ahead and do exactly what he wanted to do, because I think as an artist, I feel it's very, I mean, that's why I love writing novels, is because with the novel you're in complete control, and I felt like it was important that he was in complete control of the film. Robert, vogliono ordinare? Io prendo una bistecca al sangue. Per me invece è un'insalata bio e verdure grigliate con gamberetti, ma senza peperoni verdi. Non puoi ordinare insalata come piatto principale. Perché no? Non è da maschietti. Cercherò in futuro di ricordarmelo. Biggest change in terms of the characters. It's actually, she has a different name in the film, and she's a different person. And I realized it's interesting because I think one of the reasons why that happened is Roberto thought that the scenes in the book where James deals with the therapist are very static. They're, you know, he's sitting in a chair and the therapist is sitting in a chair and they're talking to each other because that's what happens usually in therapy. But I think he thought that would be very sort of boring cinematically, and he wanted it to be much more action to it. So he came up with this idea of having her be a different kinds of therapist, and they could go out running around the city together, which, you know, that was his idea. So. Le passioni vanno coltivate. Tesoro, devi cercare di ottenere le cose che vuoi. Un saluto a Television, lunga vita a Television. Ho un padre che sta per fare un intervento estetico. Una madre il cui matrimonio è durato appena un weekend. Una sorella che scrive le sue memorie all'età di 23 anni. Come si scrive facsimile? Non c'è la X? No. Allora perché fax ha la X? Perché il mondo è crudele e assurdo.